Ciao a tutti, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi voglio mostrarvi alcune delle creazioni che ho realizzato in questo periodo e voglio partire dalla più vecchia di queste creazioni. Non ricordo in realtà se ve l'ho già mostrata, ma ve la mostro un po' meglio all'interno di questo video. Allora, questo è un modulino che si chiama Crystal Infinity, il cui tutorial lo potrete trovare qui sotto, ovviamente nella descrizione del video, e in vendita sul mio negozio Etsy. Avevo realizzato questo modulino un po' di tempo fa. Il modulo era per orecchini, ma ho deciso, appunto, visto che era figlio unico, di non riprodurre il secondo e di creare questo ciondolo lungo con questa nappina. Tra l'altro ne ho anche un'altra di questa nappina, ma credo che appunto la utilizzerò per fare qualcos'altro. Ho applicato poi questa catena lunga in alluminio e una chiusura in acciaio galvanizzato dorata. Eccola qui. Si adatta alla moda del momento, visto che si porta anche il blu. Passiamo poi ad una seconda creazione di cui ho realizzato il tutorial, che è questa creazione qui. Questo è un bracciale del kit che mi è stato inviato da Silvexcraft. Il bracciale è stato interamente realizzato in cristalli Swarovski in due dimensioni diverse, da 6 mm e da 4 mm. Questa è la colorazione Amethyst. E i componenti metallici che vedete appunto all'interno di questa creazione sono tutti in argento 925. Ve li faccio vedere meglio, ecco qui. Questo è uno dei cuscinetti del mio portagioie, quello grande bianco, e devo dire che si presta molto anche per mostrare le creazioni in video oppure anche per fare le fotografie. E quindi appunto questo è il bracciale in cristalli Swarovski. Il kit mi era stato inviato da Silvexcraft e vi lascio il tutorial sempre nel box informazioni qui sotto. Ci sono cristalli da 6 mm, da 4 mm e delle sferette da 2 mm, ma penso che si possa utilizzare anche una rocaille al posto delle sfere da 2 mm. Quindi questo è il risultato finale, molto molto bello e luminoso. Poi voglio mostrarvi questo ciondolo qui, che in realtà è un ciondolo che ho realizzato un po' di tempo fa. Spero che si veda bene e che metta bene a fuoco. Ho praticamente questi cabochon che io realizzo in continuazione perché mi faccio prendere dalla resina, mi piace tantissimo l'effetto che ne esce, e quindi ho deciso appunto di utilizzarli e di fare qualche creazione. In questo caso ho incastonato il tutto con la tecnica del Viking Knit, che diciamo appunto è una tecnica un po' particolare che consente appunto di inglobare il cabochon e di creare una sorta di rete intorno al cabochon. Si può utilizzare per diverse forme di cabochon, anche perché voi andate a creare prima questa sorta di telaio e poi andate a creare appunto queste maglie che vanno intorno al cabochon stesso. Poi ho appunto creato anche questa solina molto molto semplice, sempre con il filo utilizzato per diciamo la base della nostra goccia, e questo appunto è il risultato finale. Mi piace veramente molto e spero di insomma di riuscire a farlo, di riuscire a incastonare in questo modo anche altri cabochon. L'ho mostrato all'interno di un gruppo di wire e una ragazza mi ha detto: mi sembra che tu abbia incastonato i fuochi d'artificio. È proprio bella come espressione, onestamente. Adesso penso un po' al nome, perché volevo appunto metterlo in vendita su Etsy, e penserò al nome ispirandomi appunto a questa descrizione che mi ha fatto questa ragazza. Anzi, la ringrazio tantissimo se mai vedrà questo video. E appunto questo è tutto. Ho abbinato poi un cordino in alcantara che non ho ancora tagliato. Ho questa bobina praticamente che si abbina perfettamente al colore
del ciondolo e anche le mie unghie, direi in questo caso, e quindi poi a seconda della persona che lo andrà ad indossare, che lo sceglierà, poi magari deciderò di tagliare il cordino della lunghezza desiderata. Infine voglio mostrarvi praticamente dei bracciali da uomo che non ho ancora terminato, soltanto alcuni. Quello terminato è questo che avete già visto all'interno di un video, e questo è stato realizzato con dei bussolotti, dei barilotti in ematite con delle perle metalliche. Eccolo qui, quindi questo l'avete già visto. Questo è nuovissimo, l'ho creato oggi ed è appunto interamente in ematite, sono forme diverse ovviamente. Non ho ancora applicato la chiusura, ma lo farò alla fine di questo video. Poi ho realizzato questo bracciale qui che non ho ancora chiuso, ma appunto chiuderò a breve. E anche qui ho alternato diverse forme di ematite, rondelle, cubi, parallelepipedi e cilindri, e il risultato devo dire che mi piace, è molto dinamico. Poi ho realizzato questo bracciale qui, qui ho alternato i cubetti che sono bagnati al titanio, colorati al titanio, quindi sono un argento chiaro, con delle rondelle in ematite semplice, e devo dire che questo è uno dei must have da uomo, va benissimo. Poi ho realizzato un altro bracciale molto molto semplice, qui ci sono soltanto cilindri in ematite, anche perché le cose da uomo diciamo non devono essere necessariamente molto complicate, quindi qui ho semplicemente infilato delle ematite e ho inserito due sfere in acciaio, e adesso andrò a chiudere il bracciale. Devo prendere bene la misura, per questo non ho ancora chiuso i bracciali, perché alcuni mi sono stati già prenotati. E poi ne ho realizzati altri due che sono semplicissimi anche questi, uno è questo qui. Questo qui è stato realizzato in agata, e quest'agata va dal marrone al beige, al marrone scuro, quindi sono colori comunque prettamente da uomo. Anche qui si potrebbero alternare dei componenti metallici, ma io ho preferito lasciarlo così, poi nel caso appunto si potrà arricchire anche con altre componenti, magari delle sfere in acciaio, non so. E infine questo braccialetto qui, che mi piace tantissimo da uomo, è un bracciale con praticamente i cubetti in ematite che sono placcati al titanio, e per questo appunto sono argento chiaro. Alcuni li vedete più scuri per via della luce, ovviamente dei giochi di luce che fanno, ma sono tutti dello stesso identico colore. Nemmeno questo l'ho ancora chiuso. Questi sono tutti i bracciali, adesso ve li mostro uno a fianco all'altro. Sono tutti i bracciali da uomo che ho realizzato, visto che ne avevo terminati, li avevo terminati in pratica, mi sono rimasti soltanto dei bracciali a macramè, e anzi alcuni li ho mostrati sul mio secondo canale nella collezione da uomo, magari vi lascerò il link qui sotto per chi fosse interessato ad acquistarli. E quindi questi sono i bracciali da uomo che ha realizzato. Queste invece sono le altre creazioni da donna che ho realizzato in questi giorni. Io vi ringrazio come sempre per la visione di questo video, spero che vi abbia tenuto un po' di compagnia. Fatemi sapere qual è la vostra creazione preferita, e mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale, è importantissimo. E vi comunico che oggi è l'ultimo giorno per partecipare al mio giveaway per vincere uno schema sulla mia pagina Facebook Agape Bijou by Natalia Savastano, quindi vi lascio il link sempre nella descrizione qui sotto, mentre c'è ancora tempo per partecipare al giveaway che mette in palio una delle mie creazioni, quindi alcuni orecchini, e vi lascio sempre il link in descrizione. Vi ringrazio tantissimo per aver visto il video e ci vediamo prestissimo. Un bacione e alla prossima. Ciao!